Questo progetto parte dal sovraffollamento delle carceri, però in realtà le conseguenze positive sono sicuramente anche su tutta la società. Certamente sì, siamo di fronte a un'importante riforma di tutto il sistema delle pene del nostro Paese, approvata dalla Camera in via definitiva pochi giorni fa, che prevede la depenalizzazione di alcuni reati, prevede tutta una serie di strumenti sostitutivi del carcere e noi vorremmo capire come la cooperazione, che già è molto impegnata anche su questo fronte della socialità, nell'inserimento lavorativo, nella formazione, diciamo così, nella costruzione di molteplici progetti di inserimento sociale, vorremmo capire e iniziamo un percorso per capire quanto possiamo fare proprio per consolidare la filosofia che nella norma è prevista. E quindi provando a mettere in sperimentazione strutture alternative al carcere, progetti di inserimento lavorativo e sociale e quant'altro. Per fare questo, nelle prossime ore verrà lanciato un blog che speriamo possa consentirci di raccogliere intanto le tante bellissime esperienze che già oggi si fanno dentro e fuori le carceri italiane, per prendere spunti, per riflessioni, per aprire uno spazio di dibattito tra le persone che di questo tema si occupano, per costruire progetti innovativi, progetti avanzati, che nell'intenzione della cooperativa terranno anche conto delle esperienze che sono maturate all'estero e che paiono, diciamo così, restituire un risultato sociale assolutamente apprezzabile in termini, diciamo così, di mancate recidive, di persone che smettono davvero di delinquere trovando percorsi di sereno reinserimento sociale.